Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non vedete questo sfondo e anche se si tratta di un tour ci tenevo comunque a farvi una parte parlata per questo video, perché si tratta di un video che riguarda un pochino la città in cui vivo, quindi Spilimbergo. Ho deciso di non raccontarvi la città come vi racconto le altre mie destinazioni, ma di farvi dei piccoli video che riguardano appunto i vari eventi che potete trovare, e in questo modo anche spiegarvi un pochino la storia della città e quello che c'è da vedere, un po' come se fossero tante tessere di un mosaico. E parlo di mosaico perché in questo primo video, che parla per l'appunto di Spilimbergo, andremo a vedere e a conoscere la scuola di mosaico, in particolare durante una mostra che si tiene annualmente durante questo periodo, che si chiama Mosaico e Mosaici. Poi ovviamente nel mentre vedrete alcune appunto riprese che ho fatto all'interno della mostra, ovviamente non sono esaustive, appunto perché ci tengo al fatto che qualcuno venga a vederla, ovviamente al di là del video. La scuola dei mosaicisti del Friuli è attiva dal 1922, quindi siamo vicini al centenario, ed è un vero e proprio fiore all'occhiello friulano e un'eccellenza tutta italiana. Si tratta di una realtà unica al mondo che ha esportato l'arte musiva friulana fuori dai confini regionali e di far conoscere Spilimbergo e appunto la città di Spilimbergo in tutto il mondo. Troviamo infatti dei mosaici realizzati appunto dalla scuola o comunque in collaborazione con altre aziende al Foro Italico a Roma, nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, ma anche a Tokyo, in Australia, a New York, dappertutto insomma. Ma ovviamente a riprova delle radici che la scuola ha nel territorio spilimberghese, molti dei lavori li trovate anche appunto sparsi nel territorio della città, ma vi invito appunto a scoprirli quando verrete appunto in visita qui a Spilimbergo. La scuola è visitabile durante tutto l'anno, ci sono oltre 800 opere sempre esposte. Potrete anche ammirare i suoi pavimenti decorati e le molte opere che abbelliscono il giardino. In occasione però della mostra che ho visitato io e che c'è sempre in questo periodo, che si chiama appunto Mosaico e Mosaici, avrete una possibilità in più, che è quella di vedere le opere e i lavori che hanno fatto gli studenti della scuola durante tutto l'anno di studio. Ci sono studenti da tutto il mondo che frequentano il corso professionale, che dura 3 anni in totale e che permette di arrivare al termine di appunto questi 3 anni alla qualifica di maestro mosaicista. In più ci sono anche corsi per hobbisti o per chi comunque vuole avvicinarsi all'arte del mosaico. L'esposizione è quindi un'ottima occasione per valorizzare le opere e la creatività dei giovani mosaicisti che appunto frequentano la scuola, che in particolare in quest'anno un pochino complicato dal punto di vista didattico hanno comunque avuto modo di realizzare opere davvero meravigliose. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato interessante, che appunto abbiate potuto scoprire un nuovo lato di Spilimbergo. Arriveranno per l'appunto altri video legati alla mia città. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando magari anche la campanella, in modo da rimanere aggiornati su tutti i video che pubblicherò in futuro. Se avete qualche curiosità lasciatemi un commento qui sotto, sempre qui sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video dicendovi have a nice life!